Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e ci troviamo in una situazione diversa rispetto a dove siamo lasciati ieri, signori. Piccola intro che non c'entra nulla, perché il video che avevo registrato in cui andavamo a trovare la fortezza marina, signori, è andato perso. Mi si è rovinato praticamente, non so perché, in fase di registrazione si è rovinato e quindi il tragitto che facciamo da casa nostra per trovare la fortezza marina è andato perso, signori. Di conseguenza io ho registrato anche il video successivo, che è quello della conquista, diciamo, della fortezza, in cui andiamo a dell'esplorazione della fortezza e quello ce l'abbiamo, quello è andato bene, quindi mi manca il tratto centrale. Quindi signori, vi chiedo scusa, manca quel video e niente signori. Piccola intro solamente per dirvi che partiamo direttamente, abbiamo trovato la fortezza sottomarina e partiamo direttamente con l'esplorazione, signori. Quindi dopo questa brevissima intro io vi lascio al video e godetevelo e ci vediamo sempre in questo posto per il video di dopodomani in cui faremo la stessa intro, signori. Bella raga, ciao, buon video! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941, siamo tornati con un nuovo episodio di Minecraft, signori, e siamo nello stesso punto preciso dove ci siamo lasciati ieri. Perfettamente nello stesso punto, signori. Prima di partire dal video e quindi con l'esplorazione del tempio dell'oceano, io vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che date a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e, signori, io il mio lo sto facendo. Ho bisogno del vostro supporto, signori. No! Cioè, stavo parlando, porca di una paletta ambriaca, stavo parlando. 5 minuti di affaticamento 3. Ah, va bene, ok, affrontiamo allora tranquillamente. Signori, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, se volete, ovviamente. E iscrivetevi al canale, lasciate tanti bei like e tanti commenti in cui sono sempre pronto a rispondervi. Ok, signori, io direi di lasciare qui la nostra bellissima barchetta, senza troppi indugi e senza troppa paura. Spada in mano, perché è più importante la spada che altro. E proviamo ad andare. Maledetto, maledetto, devi morire male. Devi morire male, ti ho detto. Proviamo a entrare in qualche maniera, anche se già abbiamo preso l'affaticamento. E non è una delle cose migliori. Da dove cazzarola si entra in questo tempio? Allora, dall'alto non ci possiamo entrare. Se la smette questo di continuare a colpirmi, già sarebbe qualcosa di buono. Mi stanno un attimino rompendo le scatole tutti quanti. Scendiamo in profondità. Cerchiamo di entrare, signori. Cerchiamo di entrare violentemente. Come entrerebbe in... Ammazzati. E ammazzati, mannaggia te. Ai, 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 ai. Allora. Siamo partiti malissimo, signori. Siamo decisamente partiti malissimo. Siamo nella parte sotto del tempio, almeno siamo un attimino in una zona un poco più tranquilla. Non riusciamo a ammazzarne uno di sti cazzarola di cose. Allora, abbiamo l'affaticamento, quindi è inutile pure che proviamo a... Mannaggia di una miseria, che so pesanti però. Allora, cerchiamo un attimino di capire dove sono i boss. Questo forse qua già c'è dentro il tesoro, ma a noi ora com'ora il tesoro non ci interessa più di tanto. A noi ora come ora ci interessa prima di tutto crearci un bellissimo cunicolo per riuscire a recuperare un pochino di aria, signori. Ce la fai a metterla lì? Perfetto, chiudi tutto, bravo, così, chiudi, perfetto, chiudi anche lì. Ok, mettiamo delle cazzarola di torce. Ok, oh, ci siamo, recuperiamo un attimino di aria. Perfetto, l'affaticamento ancora, quanto ne abbiamo? 3 minuti, giustamente ora per uscire da questa zona di qua ci vorrà un bel po' di tempo, ma noi non abbiamo problemi perché abbiamo messo la terra, quindi ci vorrà ancora più tempo praticamente. Rompere un blocco di terra con l'affaticamento è una gran rottura di scatole, ma consumare da subito un blocco di latte mi sembra un po' esagerato. Ne abbiamo 5. Ok, intanto dovevamo un attimino recuperare subito l'aria, signori. Eravamo messi proprio un attimino male. Eravamo messi un attimino male, quindi dovevamo recuperare un attimino l'aria. La prossima volta potremo fare direttamente il gioco con le torce e non avere più di questi problemi. Riesco a uscire? Se mi metto a nuotare, mi fai uscire. Mannaggia, mannaggia a te. Mi fai uscire? No, non mi fa uscire. Non è servito a niente recuperare l'aria praticamente. Non è servito assolutamente a nulla recuperare l'aria. Perché stiamo riperdendo tutte le bocce, le bolle di ossigeno per
rompere sti cazzati di blocchi di terra che avevo messo io. Bene, bene così, ottimo. Dobbiamo eliminare subito i tre boss. Ne sono tre i pesciolini che rompono le scatole, non è vero? Che io ricordi, sì, sono tre. Si romperà secondo voi prima o poi? Spero di sì, perché sto perdendo l'ossigeno. Spero di sì. Spero di sì, perché mo sto per morire. Non vedo grossi progressi e questa cosa non mi va per niente a genio. Ce la facciamo a distruggerlo? Non ci posso credere, non ci posso credere. Ma si sta distruggendo sto cazzarola di coso? Ma quello di prima non c'è stato così tanto, mannaggia a lui e a chi non glielo dice pure. Allora, mi sono rotto le scatole, signori. Mi sono decisamente rotto le scatole. Perfetto, allora mangiamo. Mamma mia, porca miseria, mamma mia. L'arco non ci serve per il momento, signori. Quindi beviamoci questo. Perfetto, leviamo questo e ripartiamo, signori. Ripartiamo alla ricerca dei nostri, da qua da dove siamo di noi, sì. Dobbiamo cercare quei pesciolini infami terribili. Quei pesciolini infami terribili, dobbiamo trovarli, signori, dobbiamo trovarli. Da qualche parte ci devono essere, da qualche parte ci devono essere. Tu sei un maledetto bastardo che secondo me vuoi morire e tra poco io esaudirò il tuo desiderio. Mannaggia a te. Queste ce le portiamo a casa perché ci servono. Anche qualche bloccolino di questi è interessante, perfetto. Vabbè, eccolo, uno ce l'abbiamo, signori. Maledetto, maledetto, vieni qua, maledetto bastardo, maledetto bastardo. Vieni qua che ti ammazzo male, vieni qua che ti ammazzo male, ti ammazzo male, ti ho detto. Ti ammazzo male. Oh, ok. E lui l'abbiamo fatto fuori. Dai con la spugna. Dai con la spugna, zio. Dovete morire tutti quanti. Allora, io sto perdendo di nuovo ossigeno, questa cosa non va assolutamente bene, quindi datemi delle torce. Ho bisogno di respirare, porca miseria, ho bisogno di respirare. Ok, dove sono tutte le mie torce? Tutte qua sopra, ok. Ricopriamo velocemente le torce che dobbiamo rimettere nelle nostre mani. Perché non vedo le torce? 21, no, 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 non ne avevo molte di più di torce. Molla le torce, zio. 24, ne avevo 40 di torce. Che cazzo di fine hanno fatto le mie torce? Ecco. Ok, 40, perfetto. Le torce abbiamo recuperate. Mangiamo anche un pochino, che ci vuole sempre. Abbiamo sempre la maledizione. Va bene, va bene. E mo nuovamente stiamo a perdere ossigeno, ok, quindi rimettiamo. Dai, dai, dai. Ok, 40 torce su 40, perfetto. Allora, chi è che sta rompendo le scatole? Tu. Anche tu morirai male come il tuo amico prima. Non avete capito la lezione, devi morire male, ok. Perfetto, non ricordo loro cosa mi danno, però va bene, qua quanto ne abbiamo ancora? 3 minuti, 3 minuti, 3 minuti. Dobbiamo trovare l'altro pesciolone, signori. Dobbiamo trovare un altro pesciolone. Questo? C'era qualcosa che passava da qua in mezzo, quindi forse l'altro pesciolone è qua sopra, signori. Dobbiamo salire qua sopra, del tipo così. No, del tipo così, no, perché qui non c'è più nulla. Sento strani rumori e stiamo di nuovo perdendo, tra un poco perdiamo nuovamente l'ossigeno, quindi respiriamo. Mannaggia della miseria. Eppure non mi ricordavo che durasse così poco l'ossigeno. Porca miseria. Forse perché lo stiamo prendendo così in maniera brutta. In maniera brutta. Ricordavo che durava molto di più. Eccolo qui il secondo rottura di scatole. Anche tu devi morire male. Ti ho trovato e ti ammazzo.
Riesci a colpirlo, zio? Senza... Ok. Colpiscilo. No, colpiscilo, mannaggia. Colpiscilo, colpiscilo come se... Senza pietà. E dai, è così. Anche lui è andato, signori. Anche lui è andato. Ora, che io ricordi erano due o tre sti cazzo di pescioloni. Non mi ricordo. Non mi ricordo se erano due o tre, signori. Piccolo vuoto mentale. Noi per sé per noi facciamo la prova. Ci leviamo la maledizione. Quanto mi manca qui ancora? Un minuto e 29. Vabbè, dai, aspettiamo un minuto e 29. Se dopo un minuto e 29 ci butta nuovamente la maledizione di sopra, vuol dire che c'è un altro pesciolone nascosto da qualche parte. Abbiamo trovato le spugne. Queste ce le dobbiamo portare tutte a casa. Sì, però ho finito nuovamente l'ossigeno. Ho finito nuovamente l'ossigeno. Questa cosa mi sta rompendo le scatole in maniera pesante. In maniera pesantissima. Mi sta rompendo le scatole. Però che dobbiamo fare? Fa anche parte dell'avventura di oggi, signori. Fa anche parte dell'avventura di oggi. Quanto dura ancora sta cosa? 53 secondi. Va bene, signori. Faccio un rapido taglio. Rapido taglio. Aspetto questi 53 secondi e dopodiché vediamo se subiamo ancora una volta l'incantesimo.